è un uomo, come ci dire, la direzione politica del PD e la leadership. Anche qui ci sono le slide, e ringrazio sempre Francesco per proiettarcele. Verrà fatta la videoregistrazione e quindi tutto questo andrà sul sito di Labo. Potete sempre con l'hashtag Labo 2014 fare delle domande che poi raccoglieremo tutte alla fine. Siccome abbiamo poco tempo, io direi lascio la parola direttamente a Francesco, se si chiede. Va bene? Lasciamo la parola direttamente a lui. Poi, dopo il suo intervento, come prima, facciamo interattivo per cui domande e risposte. Ok? Innanzitutto grazie di avermi invitato, io sono sempre straordinariamente contento di girare per i territori, perché sebbene noi stiamo parlando di community e di rete, c'è sempre un dato reale, che community e virtuale e reale sono esattamente la stessa cosa. E dicendomi questo, già vi sto dicendo che è una prospettiva del tutto nuova rispetto di quello che è stato. Cioè, non siamo più un partito che considera la rete una baradan, non siamo più un partito che considera il web in qualche web, siamo un partito che pensa che la rete è innanzitutto uno strumento di organizzazione politica e di partecipazione. Perché in realtà voi già avete fatto una lezione al professor Duni, quindi molte delle cose, delle slide che il compare qua girerà avanti, cioè, io ve le lascio, le guardate a casa quando avete, state sul bagno, non volete pensare 5 minuti a perdere. Provo a dare due o tre, diciamo, un frame più o meno generale, vi spiego cosa stiamo facendo sul PD Community a livello nazionale e poi la cosa che mi piacerebbe in realtà è sentirvi, cioè il motivo per cui sto qua è sentire cosa ne pensate voi e cosa secondo voi bisogna fare, piuttosto che venire a fare lezioncina, diciamo. Mi spiace per chi ha pagato per sentirmi, diciamo, cosa, dopo vi do i soldi indietro. Cioè il partito di Bologna, insomma. Allora, sì, vabbè, allora, insomma, il tema qual è? Ve l'ha detto già Duni, c'è un tema molto importante che riguarda la digitalizzazione della società. È un tema che quasi sempre viene affrontato dalla classe dirigente nazionale in modo totalmente negativo, con un'opinione pubblica che non è stata educata in questi anni a guardare alla rete come una possibilità di crescita. Se voi leggete i principali quotidiani italiani, ogni volta si parla del web, di che si parla? Degli hacker, no? Del deep web, dei cyber troll, degli hacker che vengono e vi distruggono le vostre, cioè, identità private, oppure dei cyber bulli, oppure dei troll, oppure insomma di un dibattito che è avvelenato da violenza, sessismo, razzismo, eccetera eccetera. Questa cosa ci sta, ci sta. Però chiudere un discorso partendo dalla parte minoritaria e negativa significa non parlarne assolutamente. Mentre invece il tema su cui una classe dirigente nuova dovrebbe affrontare il tema della rete è: quali sono le possibilità che la rete offre a una democrazia avanzata per crescere? Ovvero, qual è il tema della partecipazione? Quali sono i temi dei diritti digitali? No? Sono cose che per esempio il Circolo Online di Bologna sta sperimentando, io lo dico dovunque vado, così come vado a raccontare che esistono esempi virtuosissimi nel paese di circoli, sezioni, come volete chiamare, che ricostruiscono una connessione sentimentale con il territorio, no? Smettendo di discutere dei direttivi e dei segretari e provando a parlare di politiche pubbliche sul territorio, come il Circolo di Pomigliano per esempio, che è un circolo, come racconto sempre, che ha occupato, può fare, sì, cioè, non vorrei sembrare troppo di sinistra, pur essendo renziano, è che ha occupato nei fatti un'ex stazione della circonvesoriale e ha fatto un atto di guerriglia gardening, lo dico figo, cioè semplicemente sono andati là e sono andati a levare erbaccia a pulire e hanno tentato di trasformare quell'uomo nella casa della cultura di Pomigliano, chiamando a raccolta persone normali, persone comuni, di quelli che si sono presentati a pulire questa tanto, vi siete collegati? Tu sei collegato? Sì. Quindi fa una cosa, cerca PD Pomigliano Retrain, così vi faccio delle immagini. Poi vi spiego perché sto perdendo tempo su questa cosa. E invece di sono venute circa 200 persone, di cui pochissime persone erano iscritte al partito, perché il PD ha interpretato il ruolo del partito come un hub di politiche pubbliche, erano più soltanto il luogo in cui si discuteva dei ruoli, no? E sempre più su se stessi. Ma come io vado a raccontare sempre che con un esempio di buona compagnia reale, diciamo, così io vado a raccontare sempre che se un giorno, e io spero presto, diciamo, noi metteremo finalmente mano al tema dei circoli online,
Il circolo di Bologna continua a essere un modello pilota per come devono essere i circoli online. Quindi, io tutto questo ve lo dico perché obiettivamente... Hai reso felice il segretario del circolo online che l'ha dietro, cioè, dopo 50 euro, mi raccomando, diciamo, non consentiti di non segnare. Ok, visto. E quindi diciamo il tema della rete è molto complesso, il tema è molto complesso, secondo me noi arriviamo in grave ritardo alla discussione, ci siamo inventati, ci hanno voluto raccontare che Grillo era questo grande stato di avanzamento sulla democrazia in rete, come se il televoto del Grande Fratello portato dalla televisione a un blog fosse la democrazia partecipata online. Beh, io mi direi niente, voi su queste cose vi impegnate, insomma, non è così, cioè non è quello il modello di democrazia partecipata in rete, è ben altro. Quindi il tema sulla, dicevo, il tema sulla rete è un tema, diciamo, che riguarda sicuramente il nuovo, la nuova fase del Partito Democratico. Questa cosa la si può fare A perché finalmente, cioè, per un tema principale, diciamo. A è necessario perché su questo stiamo troppo in ritardo rispetto ad altre esperienze sia europee che nazionali, lo siamo stati, e B perché finalmente abbiamo un leader che è propriamente nel proprio tempo, cioè Renzi è un uomo del suo tempo, usa da solo Twitter, questa è una cosa che stupisce moltissimo, gli hashtag se li inventa lui, non li invento né io né Filippo Sensi che è un portavoce, se li inventa tutti quanti lui, diciamo, sa assolutamente, è padrone del mezzo e si rende benissimo conto che con la rete si può costruire, diciamo, qualcosa di più di una mera comunicazione online. Tenlo presente che per la prima volta abbiamo un leader che è in grado di fare una comunicazione transmediale integrata, cioè faccio questo esempio: negli anni 50, in tempo di partiti di massa ideologici, il leader, il segretario, come lo volete chiamare, era un personaggio quasi mitico, nessuno lo conosceva di persona, lo si vedeva quando si faceva queste grandi manifestazioni di piazza e si aveva una visione in qualche maniera distorta, nel senso era quasi un racconto epico, no? E c'era la comunicazione del leader in quel momento, era assolutamente unidirezionale, era dall'alto verso il basso, no? Era costruita all'interno di una serie valoriale quasi completamente ideologica e quindi era protetta in quel senso, cioè la comunicazione attraversava delle serie gerarchiche che era il comitato centrale, la segreteria, i segretari regionali, provinciali e giù fino, diciamo, all'ultimo dei militanti, ed era uno strumento perfetto di comunicazione e campagna elettorale. Io lo racconto sempre, mio nonno, che era probiviro di una sezione di Napoli, un proprio viro, era, forse lo sapete, era colui che accettava o meno no se lui si poteva iscrivere, non l'avrebbero scritto ovviamente, diciamo, ma aveva questa funzione importantissima all'interno di una sezione. Lui cosa faceva tutte le domeniche? Si prendeva mia mamma, che negli anni 50 era una ragazzina, e tutte le domeniche prendeva l'unità e andava porta a porta a bussare a vendere il giornale. Quello era una forma di crowdfunding, fatemi passare, diciamo, la ragione. Ma non solo, era anche un tema di evangelizzazione. Io utilizzo questo termine in senso neutro e informatico, come evangelizzare, essendo io un tifoso del free software. Però a una riunione a Torino mi hanno fatto presente che, essendo loro, diciamo, comunisti, non essendo scritta PD, il termine evangelizzazione non va bene, ma bisogna usare il termine proselitismo. Va bene, diciamo, usare il termine proselitismo. Negli anni, diciamo, quando si rompe il sistema delle grandi ideologie, eccetera, eccetera, ovviamente a fine degli anni 80, inizio anni 90, ovvero con la presenza del nuovo messaggio rappresentato da Silvio Berlusconi, che cosa succede? Succede che in realtà il messaggio continua a essere unidirezionale, certo, salta il rapporto gerarchico, come dire, la comunicazione non attraversa diverse fasi gerarchiche, arriva direttamente al singolo, diciamo, senza più mediazioni, è disintermediato. Però continua a essere un messaggio che nei fatti è top down, come si dice, no? Perché arriva dalla televisione e arriva nelle case di tutti. Però ha sempre questo strumento. In realtà noi, nonostante i nuovi media ormai siano quasi 10 anni che fanno parte del panorama politico nazionale e internazionale, fino all'anno scorso noi abbiamo continuato a immaginare che la comunicazione fosse fatta per compartimenti stagni. Qui c'è il messaggio per la televisione, il messaggio per la radio, il messaggio per i manifesti,
e poi ci sta il web, un'altra cosa. E questo lo si deve anche perché il partito aveva leadership che nei fatti, ovviamente non per colpa loro, ma perché è una generazione che con più difficoltà ha inteso i nuovi strumenti. E negli anni passati il messaggio è continuato a essere top down, cioè unidirezionale, senza discussione. Se io adesso vi chiedessi, faccio questo esperimento, tanto già so come rispondete, qual è stato il tema della campagna elettorale di Italia Bene Comune a febbraio 2013? Beh, già lo so cosa rispondere. Ti conosco. Lo smacchiamo. Cioè, che cosa vi ricordate quella campagna? Smacchiamo. Ricordate lo smacchiamo, no? Qual era il limite dello smacchiamo, lo smacchiamo? Era, non faceva ridere, sì, non faceva ridere. Era, come dire, si capovolgeva perché invece di essere uno strumento di allargamento della platea, cioè, essendo, diciamo, come dire, c'erano diverse prese in giro, non ha funzionato. No, non è che non ha solo funzionato. Ha per l'ennesima volta dimostrato che l'unico argomento della campagna elettorale di un centrosinistra che doveva vincere in maniera facilissima, rigore a porta vuota come dicono tutti, è stato l'anti-berlusconismo. Perché l'unico tema fondante di quello che dicono, io vi parlo di percezione, non vi dico delle cose che abbiamo detto in campagna elettorale. La percezione è stata, ancora una volta, lo smacchiamo, ovvero l'anti-berlusconismo. Sapete benissimo com'è finita. Perché insistere su un tema immaginando di che la comunicazione fosse fatta in compartimenti stagni e automaticamente che ci fossero pezzi di popolazione chiusi nel loro perimetro, fatemi passare un termine antico, di classe, no? Potesse essere, come dire, semplicemente attivato attraverso uno slogan che richiamava l'antiberlusconismo. Poi siamo andati a vedere i flussi elettorali e abbiamo scoperto che i giovani hanno votato Grillo, che gli operai hanno votato Grillo, che gli studenti hanno votato Grillo, che i disoccupati hanno votato Grillo, vi dico ovviamente in termini percentuali maggiori, gli artigiani, le piccole imprese hanno votato Grillo, cioè quelli che una volta noi avremmo definito come i fattori di cambiamento fortissimo nella società, quelli che vogliono cambiare lo stato di cose, hanno votato un movimento sicuramente distruttivo, però che aveva delle proposte comprensibili, no? La prima proposta comprensibile è quella tutti a casa avete fallito, lo capiscono tutti. Mentre Berlusconi sapete benissimo che il suo tema era via lì. Per cui Grillo diceva tutti a casa, e quindi un messaggio totalmente trasversale, soprattutto per i ceti che cercavano cambiamento e innovazione. Berlusconi ha richiamato il proprio elettorato dicendo via lì. Noi invece abbiamo mandato un messaggio che alla fine è rimasto chiuso in un perimetro che è ancora più piccolo di quello dei progressisti del 94. Io vedo qua tante facce giovanissime. Tante facce giovani, forse voi non vi ricordate, però nel 94 ci presentavamo con una coalizione che si chiamava i progressisti, che era nei fatti la sinistra della sinistra, no? Un po' più riformista e un po' più radicale, però era una cosa che andava da Rifondazione Comunista, che allora si chiama Alleanza Democratica, però nei fatti era un perimetro di sinistra e ci fermavamo intorno al 34%, 33-34% e ovviamente Vizia e Berlusconi. Tutto questo lo dico perché invece la nuova leadership di Renzi non è soltanto più forte perché ha messaggi comprensibili che arrivano a tutti, e questo lo capite benissimo andando a parlare con le persone negli autobus, nei bar, alla fine delle poste, cioè se andate a chiedere in giro, bene, dico la conferenza stampa di Matteo Renzi, cioè quante persone discuteranno che è stato utilizzato il carrello della spesa? Tra l'altro lo sapete, l'ha fatto Proforma, ha fatto un lavoro eccezionale, poi c'è questo un paese di rosiconi, poi si fanno le cose innovative così e innovative, ci sono quelli che dicono vabbè, cioè, perché questo è un paese di rosiconi, diciamo, questa è la verità, hanno fatto un lavoro eccezionale che è arrivato a tutti. Non vi diranno il pesce rosso, e tanto meno del carrello, vi diranno azz, cioè, ma quindi io da fine maggio ho 80 euro in più in tasca, no? Oppure diranno, il piccolo imprenditore dice, beh, cioè, mi costerà il 10% in meno il lavoro che io faccio. Sono messaggi che sono arrivati in maniera chiara. Però non è il tema soltanto che il messaggio di Renzi è in grado di essere coerente, rapido e immediato e disintermediato. No, non è soltanto questo. È che Matteo Renzi, a differenza delle leadership passate, è un uomo del suo tempo che riesce a fare una comunicazione transmediale, come la definisco io, perché può partire da Twitter, Enrico stai sereno, e arriva fino alla televisione. Può partire dalla televisione da Fazio, fa dire l'hashtag e quella comunicazione arriva in maniera netta fino ai social network. Cioè il primo che riesce a attraversare
da su a giù e da giù a su tutti i mezzi. Anche Berlusconi, che è stato quello più bravo a utilizzare i mezzi di comunicazione, non riusciva a fare questo. Adesso faccio un po' di piccolo spazio di pubblicità. Nell'ultimo post che ho pubblicato su Panico Democratico, che potete trovare sulla piattaforma dell'Espresso, ho spiegato perché è una cazzata paragonare la comunicazione di Renzi a Berlusconi. Cioè non è una cazzata, è la classica operazione italiana. Cioè che ci vuole a dire? Vabbè, Berlusconi è bravo a comunicare, quindi anche Renzi è come Berlusconi. No, non è così. Io provo a spiegare perché sono assolutamente diversi il tipo di comunicazione. E perché Renzi lo è superiore? Perché se c'era uno strumento che Berlusconi possedeva, quello è la televisione. Ed aveva talmente inficiato politicamente il medium, il significante del medium, scusate, il medium, da trasformarlo esso stesso in significante. Cioè voglio dire, la televisione smette di essere un medium e comincia a diventare un tema politico. Tant'è che per 20 anni noi abbiamo discusso di conflitto di interessi sulla televisione, perché la televisione non è stata interpretata come un mezzo, e quindi in maniera neutra, è stata interpretata come il mezzo che utilizzava Berlusconi per vincere le campagne elettorali. Non vi devo dire che noi abbiamo perso 20 anni e comunque non siamo riusciti a concludere nulla. Renzi invece, ritornando, e come dico, se puoi andare avanti di qualche... Esatto, esattamente qua. Per la prima volta cambia la sua la forma di leadership, che è sì carismatica, che è sì in grado di guidare i processi. Lo vedete, no? Cioè, è abbastanza evidente. Oggi i dati dei sondaggi ci dicono che il gradimento di fiducia nei confronti del Premier è cresciuto costantemente in queste settimane fino a raggiungere il 60%. Guardate che è un tema incredibile. E sta trascinando con sé il partito. Quindi, che sia un leader carismatico, in grado di guidare attraverso la comunicazione il proprio elettorato, questo è abbastanza evidente. C'è un elemento in più, dal mio punto di vista, è che la sua capacità non è soltanto carismatica e violenta. Cioè, Berlusconi, Renzi non divide l'elettorato in buoni e cattivi. Non ci sono i comunisti da una parte e i moderati dall'altra. Non ci sono le persone operose e i giudici. No? Ci sono migliaia di esempi che vi posso fare su questa cosa. Lui arriva a tutti ponendo un altro tipo di dicotomia, che è quello di nuovo vecchio. Obiettivamente in un paese gerontocratico ci manca, lo capisce anche mia mamma che ce n'ha, che ha 64 anni quasi, ciao mamma. Ma non solo impone una nuova dicotomia, ma è in grado di arrivare a tutti nella stessa maniera, perché dal mio punto di vista lui utilizza una sorta di soft power. Cioè lui è influenzatore, sta dentro la community. Lo vedete anche dal fatto che se vanno a scuola, al di là delle cazzate che avete letto, il Balin, Kim Jong, il Nord Corea, che sono cose sì, che muoiono il giorno dopo su Twitter, su Facebook, l'ha detto il professore Duni, no? Cioè tutta sta roba non conta niente dal punto di vista dell'elettorato. Vale uno. La televisione vale ancora 5. Giusto Duni, dove sei? Sono in tua fila. Vale pochissimo dal punto di vista del condizionamento dell'opinione diretto, eh? Condizionamento diretto. Diretto, come dice il non è soltanto una cretinata il fatto che è il Balin, eccetera, eccetera. C'è un tema che non vuole, cioè che abbiamo difficoltà ad interpretarlo perché per tanti motivi, poi semmai ci ritorniamo. Quando lui era a scuola e parte il coro Matteo, di bambini di 11 anni, là nessuno gli ha detto battete le mani. Per loro in quel momento è come se arrivasse Justin Bieber, non lo so come si chiama, diciamo, cos'è il personaggio famoso, popolare, che è là in cui loro si relazionano. E il fatto che loro non lo chiamano presidente, ma lo chiamano Matteo, cioè gli danno del tu, è un elemento da totalmente innovativo. Significa che la percezione che hanno le persone comuni di Renzi è quello di una persona comune che sta là per fare delle cose per il bene di tutti. Quindi parlo sempre di percezione, poi voi potete non essere d'accordo se lui fa o no il bene di tutti. Sto parlando in maniera neutra, diciamo, da questo punto di vista. E allora, e quindi, diciamo, dal mio punto di vista, questo significa anche la sua capacità di stare in rete. Perché lui porta a livello nazionale un tema che chi fa il sindaco o l'amministratore pubblico lo sa benissimo. Se tu sei sindaco, tu devi dare risposte immediate e devi essere in grado di stare nei mercati, fra le persone e sentirti le cose positive e anche le critiche. Quando Renzi va in televisione, anche da Vespa, non si mette dietro a una scrivania di ciliegio.
non veste i simboli del potere, il Rolex, la penna d'oro, la distanza, no? L'ultima volta si è presentato, vabbè, si presenta sempre con questo orologio alla Fiorentina, e vabbè, cioè, ognuno ha i suoi problemi, questo che ne vogliamo fare. Però usa un linguaggio diretto, disintermediato, no? In maniera ancora più spregiudicata di chi l'ha utilizzato nel passato, e quindi, diciamo, annulla totalmente le distanze. E perché vi dico che è transmediale? Perché se, cosa vi ricordate? La cosa più innovativa che ha fatto Renzi, sono due le cose innovative che ha fatto Renzi, in realtà non l'aveva fatto già Renzi, l'ha fatto già Vendola. Un'altra è totalmente nuova per il panorama italiano. Siamo d'accordo che lui disintermedia, non è il primo, siamo però d'accordo che lui è il primo che dà del tu all'elettorato, lo chiama per nome, lui fa storytelling, fa racconto, fa narrazione, per citare l'amico di lui, no? Fa una narrazione che è diretta, che è nome per nome, che è Karima, che è Fatima, che è Paolo il barista, no? Perché è a ciascuno che arriva e a ciascuno cui dice come succederanno le cose. E quindi che cosa si fa durante la campagna per le primarie? Una campagna fatta molto semplicemente: sei tu che ti scegli il tipo di manifesto, sei tu che scegli il tipo di slogan. In realtà già lo fa bene, già l'ha fatto bene. Quando l'ha fatto? Nel 2005 sta cosa, dunque? Vendola, sì. Nel 2005. Però lo fa in maniera massiva, perché non è che si sta candidando a fare il presidente di una regione, si sta candidando a fare il segretario del primo partito italiano. E questo è un tema. L'altro tema, la parte più innovativa della campagna di primaria, è stato il Matteo risponde, che abbia avuto un impatto straordinario sui destini, sulle future sorte progressive del Popolo Democratico andando a votare. Io non ci credo, perché reputo come Duni una sopravvalutazione del mezzo Twitter rispetto ai reali effetti. So che già vi ha detto che alcuni hashtag per giorni sono stati primi nel trend topic, hanno avuto effetto sull'elettorato zero. Però usciamo un attimo, perché poi là Twitter esce da Twitter, contagia Facebook e arriva sulle prime pagine dei giornali online, arriva sulle pagine dei giornali e arriva in televisione, quindi poi il messaggio arriva. Qual è la grandezza di Matteo risponde? Non il fatto che per ogni volta un leader si mette di fronte alla telecamera con Twitter, ma infatti l'aveva fatto pure il compagno Monti, ve lo ricordate, no? Sembrava tipo un imbalsamato, no? Poi c'era un altro che faceva il sorriso wow, ve lo ricordate, diciamo, no? Non è il primo, però è il primo che lo fa direttamente lui di persona e riesce a stare nelle reti, a rispondere, a stare sul pezzo come se fosse ciascuno di noi. Questo, dal mio punto di vista, è la più grossa innovazione della comunicazione fatta in questi anni in Italia. Tanto che, non voglio sembrare Sandro Bondi come qualcuno sta dicendo, diciamo, ma come noi siamo abituati a pensare che la comunicazione politica in Italia ha avuto un pre-Berlusconi e un post-Berlusconi, è evidente, ed è sempre più evidente, che ci sarà un pre-Renzi e un post-Renzi. Cioè, dopo Matteo non ci sarà più la comunicazione politica come l'abbiamo immaginato e pensato in tutti questi anni. Allora, io ho fatto una capa di chiacchiere su questa roba della leadership come influenza e bla bla bla. Dice, vabbè, sei venuto a fare la marchetta a Matteo. No, non c'è bisogno e non sono neanche in grado. Io perché dico questa cosa? Perché se noi vogliamo provare a costruire un altro tipo di comunicazione politica e immaginiamo che la rete sia lo strumento su cui sviluppare nuove forme di comunicazione politica, e se pensiamo che lo possiamo fare anche perché abbiamo un leader che è pienamente uomo nel suo tempo e sa stare nelle reti sociali meglio di chiunque altro, allora noi dobbiamo immaginare una comunicazione politica che sta in rete in un certo modo. E vabbè, qua ci sta l'esperienza di Obama, però qua siete gente esperta, non è che vi devo far sapere come è stata la campagna elettorale di Obama nel 2012. Non era più l'underdog, era il presidente uscente, e quindi doveva riuscire non solo a coinvolgere le persone che 4 anni prima avevano chiesto hope, cioè speranza, and change, cioè cambiamento, doveva provare a dimostrare a tutti che aveva ottenuto dei risultati, e quindi era il presidente che si ricandidava, e quindi gli toccava riuscire, attraverso un sistema di comunicazione innovativo rispetto agli altri, riuscire ad arrivare quanto in maniera più larga possibile il messaggio, non solo riuscendo a profilare il messaggio per tutte le singole persone. Questa cosa si chiama il progetto Narval, ci stanno decine di studi, storie, non so se Dino ne ha raccontato, non so se l'avete affrontato. Ve la semplifico così: cioè esiste una marea di dati che vengono chiamati big data, va bene? Sono l'insieme delle conversazioni che ognuno di noi fa su Facebook, fa su Twitter,
fa su Google Plus se siete sviluppatori di Google, se no è noto che nessuno utilizza Google. Sto scherzando, no? Le conversazioni, i temi dei sondaggi e delle proiezioni fatte attraverso il telefono e la campagna elettorale più tradizionale, quello che faceva mio nonno, che faceva i vostri padri, i vostri genitori, facendo il porta a porta. Riuscendo a costruire questo sistema che analizzava tutti questi dati, ve la semplifico, loro erano in grado di costruire campagne, di profilare a seconda delle contee, no, delle strade, no, del singolo elettore, il messaggio da far arrivare. Beh, guardate, questa è una grande innovazione. Facciamo un esempio del job set. Se oggi noi comunichiamo il job set, non è che lo dobbiamo comunicare tutti alla stessa maniera, su questo siete d'accordo, no? Qualcosa è se hai 20 anni e forse sei un coco pro, e quindi a te ti devo dire che c'è una speranza di stabilità e che se perdi il lavoro c'è un periodo di formazione, ma soprattutto se c'è tanto interesse, se perdi il lavoro ne puoi iniziare a fare un altro. Una cosa se c'è nel 55 e quindi il tuo tema non è soltanto se perdi un lavoro c'è un altro lavoro, ma se io ho 55 anni e ho sempre fatto la stessa cosa in fabbrica, se tu non mi dai la formazione obbligatoria per poter migliorare, io dopo non ci vado a lavorare. Quindi già sono due profili che sono completamente diversi. In più, se tu sei un piccolo imprenditore, cioè, ma a te ma ti interessano queste cose? Vogliono sapere quanto mi tagli il costo del lavoro? E quanto mi tagli il costo dell'energia? E quanto mi semplifichi la possibilità di aprire un'impresa? No? E quindi vi rendete conto che la comunicazione non può essere fatta in maniera globale. Cioè, si può fare in maniera globale. L'abbiamo fatto, infatti abbiamo perso le elezioni. Bisogna farla, diciamo, a livello di profilazione. Allora, tutto questo per dire che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo facendo insieme a tante persone a livello nazionale. Vai avanti, va bene. Ecco, con la foto che sto brutto. Cioè. Io. Il tema qual è? Fino adesso la comunicazione del partito ha avuto due tipi di errore. Il primo è quello di immaginare che il messaggio potesse essere trasmesso dal centro alla periferia in maniera unidirezionale senza discussione, no? Quindi cioè dal Triveneto a Canicattì il messaggio deve essere lo stesso. Ragazzi, il messaggio si deve arrivare nei manifesti, voi avete a mettere, diciamo, cioè quello è l'idea di comunicazione, i volantini, no? Come se fosse la stessa cosa, come se fosse la stessa cosa. E poi il secondo tema, cioè la comunicazione del partito è stata chiusa in se stessa, no? Cioè uno decideva, giusto o sbagliato, uno decide. Il primo tema è stato quello di rovesciare questa piramide. Io ho fatto una cosa, ho convocato tutti i responsabili di comunicazione dei provinciali, che sono dirigenti di questo partito, perché hanno una funzione, e gli ho spiegato la prima cosa, che loro non sono responsabili di comunicazione, che è una cosa che a volte, quindi, no, qua no, ma di solito si dà, vabbè, sa dare la comunicazione, la si dà a qualcuno, cioè non una cosa. No, loro sono community organizer, cioè sono persone che devono essere in grado di organizzare la community virtuale con un peso specifico sul territorio. Quindi ho fatto questa riunione per dirvi: io non ho lezioni né grandi idee né esperienze straordinarie da insegnarvi. Voi sui territori, ciascuno di voi sui territori, ha sicuramente delle best practice che sono straordinarie, perché voi avete parlato del coso di Bologna, no? Beh, ragazzi, complimenti. Ma c'è un ragazzo, non mi ricordo, si chiama Antonio Sicilia, non mi ricordo esattamente quale circolo sia, ma lui si è inventato questa cosa, si chiama Metti in circolo il pittore. Vabbè, a me non piace, però bypassiamo il titolo. E qual è l'idea? L'idea è quella di aprire le sezioni. A che cosa? A professori di storia dell'arte, nel momento in cui la storia dell'arte non si insegna più nei licei. E far diventare contemporaneamente i circoli luoghi hub in cui si possa incontrare le associazioni che parlano anche di arte per poter provare a propagare un po' di più. Quella esperienza prima sarebbe rimasta al circolo di Canicattì, non gli frega una mazza a nessuno, è un'esperienza locale, sì, bravi, diciamo. Ma se io non prendo quell'esempio, lo faccio diventare una best practice nazionale, ma qual è la mia funzione di dirigente nazionale? Cioè pari a zero. Quindi si abbassa la piramide, si cancella, si costruisce un partito fatto a rete, ognuno di noi è un nodo che incrocia altre reti. E in questa maniera tu incominci a costruire una comunicazione che dal mio punto di vista è partecipata. Noi che cosa abbiamo fatto? Una cosa rivoluzionaria, non ce l'aveva mai pensato nessuno. Abbiamo costruito una room, proprio in maniera stupida, in cui abbiamo messo dentro 150 persone al momento, che sono i responsabili di comunicazione provinciale,
un po' di blogger bar influencer, perché è necessario provare a utilizzare altre orecchie che comprendono cosa sta succedendo sulla rete, i responsabili di comunicazione regionale, la struttura comunicazione nazionale, la redazione web del partito e l'UDEM. Poi arriviamo anche all'UDEM. E che cosa facciamo? Beh, oggi che cosa abbiamo fatto? Io voglio dire tu cosa abbiamo fatto. C'è per esempio il tema abbiamo scritto le coperture. Ecco, abbiamo fatto ecco, per esempio le coperture. Ma facciamo un esempio classico, facciamo un esempio per farvi spiegare che cosa serviamo. Quando è uscito il decreto Banca Italia, no? Che cosa è successo? Che a noi nessuno ha detto una mazza. Noi ce lo siamo trovati fra capo e collo. Che cosa sarebbe successo? Un'orda di troll che aggrediva i grillini, diceva si deve vedere, è vero, non vuol dire niente, cioè uno meno uno fa zero, quindi non serve a niente. Abbiamo preso qualche giorno e abbiamo costruito delle FAQ, cioè delle domande frequenti su quali erano i temi, e abbiamo costruito questo strumento di SlideShare, una cosa stupidissima, cioè niente di straordinario, e così spiegava che cos'è la Banca d'Italia, se era pubblico o privato, eccetera, eccetera. E abbiamo dato questo strumento in mano, sì, ai nostri responsabili di comunicazione, ma soprattutto ai nostri militanti che sulla rete soccombevano su i grilli. Tra l'altro, Francesco, in questo momento c'è proprio l'albo, cioè in una parte della community, grazie a Dario, c'è proprio la spiegazione di questo progetto. Io. Quindi siamo... Io da me. però, quindi, e in comunicazione quando rincorri hai già perso, lo dico. Quindi noi comunque siamo trovati in una situazione difficile perché abbiamo dovuto spiegare una cosa su cui stavamo bevendo. Poi c'è stato il tema invece dell'uso da carceri. E però questa volta, consci di questo strumento, ne abbiamo discusso nella PD Community, abbiamo costruito le slide grazie ai nostri tecnici e le abbiamo fatte girare. Vi ricordate polemiche sull'uso da carceri sulla rete? Io non me ne ricordo. Perché ogni volta che uno di questi parlava, poi ci sarebbe il tema di Don't Feed the Troll, tre cose che sicuramente non già aveva spiegato. Però questo per spiegarvi che il nuovo senso è costruire una comunicazione partecipata. Ovviamente, partecipata nazionalmente. Poi c'è stato un secondo tema. Non è che le 150 persone che stanno là sono persone che devono stare nella room e perdere tempo su Facebook. Cioè, non funziona così. Ognuno di loro ha l'obbligo, tra virgolette, diciamo, dovrebbe costruire delle room regionali in cui ci sta anche là i responsabili di comunicazione, degli influencer, delle persone del partito, che a loro volta analizzano i temi del territorio, perché sennò se fino adesso ci stiamo dicendo che la comunicazione non può essere unidirezionale, ha anche bisogno dei feedback che vengono dal territorio, cioè deve essere anche una comunicazione bottom up per intenderci. E quindi abbiamo bisogno che il territorio porti a Roma dei temi caldi che possono diventare strumenti di comunicazione nazionale. E quindi ogni room regionale deve costruire poi delle room provinciali, ovviamente in numeri che sono più o meno variabili. Ora vi dico, se sono 150 le persone che sono dentro la room nazionale e se i regionali costruiscono 20 room, fatemi passare delle cose da 50 persone, e ogni provinciale costruisce una room, sono 108, da altre 50 persone, in cui ci stanno dei responsabili comunicazione, ovvero i community organizer di tutte le singole sezioni, ben sapendo che una cosa sono circoli avanzati, altra cosa sono circoli in cui stanno tre iscritti e in cui il più giovane ha 80 anni. Io mi rendo conto di questa cosa, sto cercando di fare un discorso, diciamo, generale. Noi abbiamo la possibilità, pushando, come si dice, un contenuto, di riuscire a raggiungere qualcosa come 10.000 persone che più o meno contemporaneamente spingono un contenuto positivo del Partito Democratico. Perché un altro elemento è che noi non dobbiamo difenderci, noi dobbiamo attaccare sui nostri temi. Noi produciamo contenuti dalla mattina alla sera, non lo sa nessuno, è un fatto incredibile questa cosa. E però vi dico un'altra cosa, che se io dovessi dirvi che questo serve soltanto a vincere la comunicazione in rete, vabbè, vi potrei dire, vabbè ragazzi, vai alle ultime slide, da quando stiamo là, cioè la parabola, la curva di crescita dei social del PD è cresciuta in una maniera incredibile, cioè siamo il partito che cresce più in assoluto, mi potrei vantare, in realtà 99.99% dipende da Matteo Renzi, però dipende anche da come noi stiamo facendo girare un po' questo qua, sì, sarebbe figo, io mi vado a fare le comparsate in TV, scrivo qualche libro, dico abbiamo cambiato la comunicazione, a me non mi frega niente questa roba. Questo qua per me è un tema organizzativo, perché se io sono in grado di
chiedere a 10.000 persone sul territorio di organizzarmi una campagna elettorale sul territorio. Se io ho 10.000 persone e a queste 10.000 persone io chiedo di organizzare 10 persone che in un mese fanno 8 giornate, io ho 800.000 persone che sono in grado di andare a incontrare, ho 100.000 persone, no, 800.000 persone, mi sono perso un attimo, 10.000, per cui per 8, io in realtà ho 800.000 persone che se soltanto incontrassero 5 persone a testa fanno 4 milioni di persone contattate, e 4 milioni di persone contattate in un mercato elettorale in cui il 50% non va a votare sono la differenza per farti vincere bene o perdere male le elezioni. E contemporaneamente, questo non mi serve solo a fare propaganda, essendo io il capo della propaganda, ma se io ho queste 4 milioni di persone, gli chiedo di darmi 3 risposte per le europee. Sai che ci sta una elezione europea? Lo sai che il PD è candidato? Lo sai quali sono i temi del PD? Io, teoricamente, avrei 4 milioni di forno da analizzare per capire cosa si sta facendo bene e cosa si sta facendo male. Non è né più né meno che la strutturazione di una campagna elettorale storica fatta dal PC per anni in questo paese, utilizzando la rete, che ti dà la rapidità di farlo in maniera rapida, senza costruire strutturazioni troppo teoriche. Fammi vedere se il passaggio è pronto, non me lo ricordo. Dopodiché, tutto questo, arriviamo alla parte finale, tutto questo ha senso se noi facciamo una prima operazione come Partito Democratico. Noi abbiamo un sito del Partito Democratico che dire ancien è una eufemismo. Io prima di fare responsabile comunicazione ci sono andato qualche volta. Sfido a vedere quante vostri iscritti, elettori, militanti vanno sul sito del Partito Democratico. Ma d'altronde perché ci dovrebbero andare? Cioè, devono sentire la voce del padrone. Vanno là per scoprire la comunicazione istituzionale del partito, vabbè, ma basta che guardano Repubblica.it o Corriere o l'Unità o vabbè, Europa è un po' diverso, o si guarda il giornale la sera, no? Cioè, che senso ha un sito il cui unico compito è quello di dare la voce con una comunicazione, stiamo facendo così, in trasmediale, in grado di arrivare a tutti i mezzi di comunicazione senza neanche spiegare. Deve essere, dal mio punto di vista, il luogo in cui si forma la PD Community, perché il nuovo portale democratico sarà il luogo di una piattaforma A in cui le cose che stiamo dicendo stanno là sotto. E quindi la prima cosa è che basta autogestione sull'utilizzo del carattere e del simbolo del Partito Democratico, basta, poi fate quello che volete, diciamo. Però non è possibile che il simbolo venga utilizzato a cazzo di cane da chiunque gli passa per la testa. Primo elemento. Per cui la sezione di Bolognina, non so come si chiama, Bolognina, ci sarà www.partitodemocratico.it/Bolognina, come la mia che sono iscritto alla sezione di Monte Calvario, come la tua. Portiamo. L'idea è portare tutti i circoli in rete, non circoli online, che sono cose, i circoli là sopra. Questo ci permette di dare uniformità di messaggio, che è la prima cosa fondamentale, di far dialogare finalmente i circoli fra di loro, che sono la nostra grande ricchezza, come dice il compagno Bari. L'esperienza, come dice? No, cosa dice il compagno Bari? Non è preparato, ragazzi. Cosa dice? Mobilitazione cognitiva. Mobilitazione cognitiva. E la... faccio la telefonata ma non mi risponde perché non sa mai. Qual è il tema? Il tema è che la conoscenza è diffusa e che non è vero che sta a Roma, è che l'ingegnere che sta scritto alla tua sezione su un problema di ordine di bilancio di un comune magari ne sa molto meglio dello scienziato che ha a che fare con Roma. Ma se noi non mettiamo in contatto i circoli attraverso la rete su una piattaforma in cui tutti sono uguali, in cui sono tutti uguali, questa cosa non riesce. E più a che serve questa cosa? Voi sapete che esiste UDEM, vero? UDEM è la web TV del partito. Per anni, nonostante in fondazione non avesse questo scopo, è stata la voce del padrone del PD. Come sopra,
A che serve la voce ufficiale del partito quando tu puoi avere tanti altri canali? Cioè, perché un militante deve andare là a sentire Francesco Nicodemo che parla di comunicazione? Ma che cazzo gliene frega? Scusate. L'UDEM serve a essere una brand TV, perché noi diamo le esclusive delle direzioni dell'assemblea del PD, esclusiva. E chi vuole i nostri contenuti o ci dà pubblicità o smette di fregarci il segnale. Quando abbiamo fatto l'ultima direzione abbiamo fatto 500.000 accessi. Guardate che è un numero incredibile, incredibile. E io devo regalare a siti privati questo tipo di dati, questo numero di flussi su cui loro ci fanno i regali pubblicitari. E sono struzzi, scusate. No, va bene, quindi il mio tema è la brand TV del partito. La prima cosa, brand TV del partito. Seconda cosa, essendo la brand TV del partito, è la versione ufficiale sulle cose, e questo ci sta. Ma soprattutto, per me, l'UDEF deve diventare più reporter UDEF. Se io sono convinto che in tutti i circoli del paese, 6.600, 5 circoli del paese, 400.000 passe iscritti, 50.000 giovani democratici, la più grossa infrastruttura democratica del paese, mi volete raccontare che non ci sono 1.000 cristiani che con uno smartphone sono in grado di raccontarmi il territorio come meglio delle redazioni televisive nazionali? Ma loro si miscelano. Ma perché cosa ci mettiamo noi a fare un corso di formazione di 2 giorni per spiegare come si fa un video? Non gli devo manco insegnare come si fa il montaggio, perché lui dà il contenuto, io ho la redazione di Udema a Roma, ti faccio quello. Scusatemi, ma mi volete dire che qualcuno mandato da Roma a vedere cosa succede a Mirafiori, o cosa succede a Taranto, o cosa succede a Bagnoli, o cosa succede all'Aquila, sia più in grado dei nostri militanti che sul territorio si fanno il mazzo a raccontare quei conflitti? Questo non è possibile, è che non si è voluto fare, perché quando racconti il conflitto magari la versione non è sempre piacevole, e va bene, succede. Il nostro ruolo è raccogliere il contenuto e da questa roba far diventare la partecipazione dal punto di vista della comunicazione un elemento di militanza politica, perché la militanza politica non è mettere i gazebo, la militanza politica non è mettere i manifesti. Questa è una visione del 33 della politica, diciamo. Ogni militante è un essere pensante che serve al partito a fare un passaggio più in avanti rispetto alle altre cose. Io voglio dare strumenti perché, per far sì che questa grande intelligenza collettiva, questa sì che è una grande intelligenza collettiva, possa portare un livello di democrazia nel paese, di trasparenza molto più alto. E quindi, se parlo di trasparenza, io voglio che il sito del Partito Democratico sia totalmente in un CMS open source, e se parlo di trasparenza io voglio che tutti i dati del partito siano in open data, perché ognuno di voi può farci quello che vuole e costruire dei sistemi anche elettorali che mi possono aiutare a me a fare forme di predittività sulle elezioni, cioè sapere che cosa sta succedendo sul territorio piuttosto che un altro, e soprattutto fare delle esperienze a livello nazionale dei circoli online. E quindi, arrivando alla metafora, vai un po' più avanti ancora, ecco, vabbè, questo ve lo lascio, questo, no, scusa, allora vai un attimo indietro, vai anche indietro ancora, ok, vai qua. E quindi, cioè, se vogliamo pensare al nuovo Partito Democratico, dobbiamo smettere, questa è una metafora, di pensare al portale Democratico come un sito fatto per i computer. Io ho incontrato i più grossi player internazionali di sviluppo, di innovazione, gente che mette i miliardi investendo su, come dire, sui brevetti, e mi hanno detto, vabbè, questo è ancora a discutere della banda larga, cioè, che parliamo? Il tema vero è il mobile. E quindi, diciamo, io non è che voglio precedere roba che fra 20 anni forse in Italia ci sarebbe. Però è chiaro che soprattutto sul tema delle applicazioni, quindi degli smartphone e dei tablet, che si gioca una partita della comunicazione. Io penso di aver quasi finito, forse bisogna dire l'ultima cosa. Io non credo che Grillo sia stato, lo dico perché noi questa cosa a noi ci rompono i maroni, come dire quella cosa. Grillo, la rete, voi volete imitare il Grillo, non è vero. Noi siamo un partito politico riconosciuto dalla Costituzione. Non siamo un broadcast, non siamo un blog gestito da una società di comunicazione privata di cui non si sa cosa fa dei dati che vengono raccolti. Quindi non ci messo a dire loro che cos'è la nostra democrazia digitale. Noi vogliamo costruire strumenti di partecipazione elettronica veri,
non il televoto modello Grande Fratello. Vuoi cacciare Aureliano? No, non lo so, dipende, questa settimana si è baciato con quella, non va bene, cioè, è uscito a cena con Civati, quindi non lo so, ci sto pensando se deve essere cacciato. Allora, pensiamo a fare una cosa più seria. Milano ha costruito una piattaforma che deve essere migliorata, che però secondo me è un esempio, sul Jobs Act, e ti dice, tu ti accrediti, e che noi non possiamo accreditarci, ma perché voi non avete una tessera, ma perché voi sulla tessera non avete un numero identificativo, tu ti accrediti, in questa piattaforma io non ti chiedo di dire se ti piace o no il Jobs Act, cioè basta dalla click democrazia, non vuol dire niente, diciamo, cioè la democrazia non è un like o un dislike, se fosse. Io ti do la possibilità di inserire alcune parti che secondo me sono importanti, e quelle sì che possono essere votate, arricchite, attraverso una serie di strumenti, ce ne sono a bizzeffe, di cui liquid feedback, di cui pare che stiamo parlando, diciamo, veramente della grande innovazione, è uno strumento arcaico, e guardate, lo possiamo fare solo noi, perché siamo tantissimi, siamo più preparati, siamo un'intelligenza collettiva un po' più abituata alla democrazia di questo paese, e quindi da questo punto di vista siamo gli unici che cioè noi abbiamo un compito storico in questo paese. Non so, e questo è il Slovacchia di Milano. Sì? Noi abbiamo un compito storico, non soltanto in questa fase di disintermediazione e di rischi di populismi entropici, caotici, che portano alla distruzione delle istituzioni democratiche. E quindi noi abbiamo una funzione storica fondamentale in questo momento. Ma io spero, diciamo, che possiamo essere uno strumento di costruzione davvero di democrazia online. Lo possiamo fare solo noi, e noi dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa, che va al di là che Renzi è o no il primo ministro e Renzi è o no il segretario del partito. Abbiamo un'occasione storica, dipende da voi e dipende dalla capacità che abbiamo noi di recepire ciò che è di buono viene al territorio e di portarlo a Roma. Vi ringrazio. Vuole partire? Vai. Francesco, parlando di Renzi come comunicatore innovatore, tu non hai citato mai la sua newsletter, che io se la leggo da tecnico proprio della comunicazione, trovo completamente diversa da tutte le newsletter che ho mai ricevuto da qualunque partito, consigliere, sia qualunque politico, sia nazionale che locale, e che trovo veramente un esempio eccellente di straordinaria comunicazione politica per il tono, per il linguaggio, perché uno ha veramente l'impressione che Matteo Renzi gli stia scrivendo. Volevo chiederti se tu ritieni che, cioè quale ruolo tu ritieni che abbia avuto e i risultati abbia portato. Facciamo un po' di domande. Sì, sì, raccogliamo un po'. Un'altra? Vabbè, ormai sei già, dai. Vai. No, mi ha preparato un intervento, ma anche un testimone da ieri mattina, perché sapevo che avessi fatto questa roba. Però metà intervento lo salto, perché nella prima parte di quello che hai detto stasera hai continuato a preoccuparmi. Nella seconda, secondo me, ti sei ripreso, nel senso che la teoria della comunicazione diretta arriva a tutti i cittadini, no? A ognuno dei cittadini. E non più tardi, mezz'ora, 40 minuti fa, ti ho detto, ma secondo te la campagna elettorale Matteo la vince da solo o la perde da solo? Nella seconda parte del tuo intervento stasera, secondo me, hai detto, no, la vince con 4 milioni di persone. Ecco, questo... Io adesso non posso, sono tranquillo. C'è però un buco in tutto il ragionamento. Che la comunicazione o è a senso unico o è a doppio senso. Nel senso che nel primo caso ci può essere una comunicazione di ritorno solamente attraverso il voto. Cioè per 5 anni tu mi dici quello che devi fare, per 5 anni io sto zitto, dopo 5 anni voto e ti giudico. Oppure durante 5 anni, se c'è una comunicazione a doppio senso, cioè quando io posso essere coinvolto, partecipare anche alle decisioni, non so, 120 secondi, no? E quindi assumermi anche delle responsabilità. E vengo ad un esempio concreto.
per esempio, le 80 euro al mese che Renzi ha deciso e quindi ha annunciato, perché secondo me è una decisione e ha fatto benissimo a fare questa decisione, tra l'altro ha approvato il Consiglio dei Ministri, in una prospettiva di sviluppo è giusto e azzeccato, oppure era meglio ridurre il costo del lavoro per rendere più competitive le imprese in una prospettiva di futuro, di aumento dell'occupazione, di crescita, di sviluppo e di maggiore concorrenza delle nostre imprese nei confronti della concorrenza estera. Ecco, su questo noi si può discutere o non si può più discutere? Domanda. L'altra domanda è questa qui. Questo luogo, questo dove stiamo parlando ora, ho capito. È lo spazio di un corpo intermedio. Ecco, in questo spazio posso trovare un veicolo di comunicazione per parlare con Roma, col Parlamento e col Governo? Domanda. Un'altra? Ti faccio Andrea. Poi anche Mazzi per Balca mi fa, Bologna mi fa la stessa domanda. Ti volevo chiedere una cosa, Francesco, c'hai una roadmap per la creazione dell'atmosfera democratica di cui hai parlato prima? Un'atmosfera che è l'unione di tutte le coscienze per la democrazia. Una roadmap. Vabbè, facciamo un attimo queste tre e poi se... Sì, perché ne devo aggiungere una dal mio tesoriere, che se no cioè, mi sentite, mi mela, se non te la sentite. Allora, obiettivamente... Non c'è la newsletter, non c'è uno strumento abbastanza ormai diffuso, no? Ho provato però a spiegarti che secondo me ci stanno strumenti per utilizzare la newsletter in maniera ancora più fattiva. Secondo me, riuscendo a utilizzare i dati di cui siamo in possesso, che è una cosa semplice, cioè degli iscritti di solito sappiamo un po' di cose, almeno diciamo quanti anni hanno e di che sesso sono, teoricamente, poi alcune federazioni nel passato erano un po' fatte così, diciamo, molto spesso, e abbiamo quasi sempre anche delle mie, ok? Ora, mi voglio fermare agli iscritti, ma io obiettivamente penso almeno ai direttori delle primarie, cioè noi su quei dati, facendo un foglio Excel, no, un ODT, o se vogliamo fare i figli, diciamo, costruendo un sistema un po' diverso, cioè noi possiamo profilare una comunicazione ancora in maniera più efficace, che non si tratta solo di farti arrivare Cara Alessandra, una cosa insomma che si se ne frega, cioè Cara Alessandra è spam, mi fai meno filtra, filtra di spam. Se arriva Cara Alessandra, no? Te che sei stato, sappi chi è, e magari tu sei una professoressa, faccio un esempio, tu sei una professoressa, dico, ciao Cara Alessandra, lo sai che il governo ha promosso, o il partito ha promosso, questa cosa che i redditi sotto i 1500 euro netti avranno una riduzione IRPEF pare a circa 80 euro in questa parte, oppure ciao Alessandra, presidente del consiglio dei genitori del circolo XYZ, lo sai che il governo ha messo 3 milioni e mezzo di euro, facendo degli esempi classici, cioè proprio stupidissimi, diciamo, questa cosa mica è impossibile da fare, cioè ci vuole un po' di organizzazione che arriva dappertutto. La newsletter Matteo la fa da quando mi pare fosse presidente della provincia, quindi è già da un po', no? Il problema è che non l'ha fatta prima. Secondo me bisogna provare a aggiornare lo strumento della newsletter, proprio perché bisogna profilare il tipo di comunicazione. Spero di averti più o meno risposto. Tu mi hai chiesto, due cose: la disintermediazione e la campagna elettorale chi la vince. Allora, provo, già me l'hai chiesto mentre bevo il quarto bicchiere di vino. Ho provato a spiegare, diciamo, molto provo a spiegare davanti a tutti, se non ci riesco è colpa del vino. Io non penso che non siano necessari corpi intermedi, per intenderci, associazioni, partiti, sindacati. No, io non ho mai detto questa cosa. Penso che l'accountability, cioè il tasso di fiducia nei confronti di questi corpi intermedi, oggi è zero. È zero. Non dipende dai militanti, dalle persone che si smazzano, non dipende da queste cose. Però dipende in qualche maniera dalla classe di gente complessiva. Come faccio in un momento in cui la disintermediazione portata ai massimi livelli ci sta costruendo schemi di populismo entropico, caotico, come il Movimento 5 Stelle? Cioè, come faccio io a fermare quell'onda che non è più il messaggio positivo dell'anno scorso? Guardate,
Il Movimento 5 Stelle, quando è comparso sullo scenario politico, è stato un bene per la democrazia di questo paese. È stato un bene, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, altrimenti noi saremmo rimasti a non capire che c'era un paese che si stava affamando mentre c'erano, come dire, la classe politica che se ne strafottiva. Ha portato il tema dell'innovazione, no? Dell'ambiente ad un livello di campagna elettorale di cui noi non ci avevamo mai pensato. Io reputo la comparsa del Movimento 5 Stelle un bene per la democrazia del paese. Ma il Movimento 5 Stelle dell'anno scorso non è quello di quest'anno, o meglio, diciamo, almeno c'è nel nuce la possibilità di dire: bene, su queste 5 cose su cui noi ci candidiamo, sfidiamo la casta o la classe dirigente nazionale a fare qualcosa. Oggi non è più così. Il messaggio è un messaggio apocalittico di distruzione. Non è soltanto l'espulsione, non è soltanto il ricorso sempre al no. Il tema è che non si capisce bene, no? Quelle milioni di persone che l'hanno votato sperando che loro fossero un evento di cambiamento, per quale motivo dovrebbero votarle ancora se non sperando che tutto salti, che quelli, il peggio è la cosa migliore è il peggio, quindi come si fa a bloccare quel sistema di disintermediazione? Utilizzando un leader che fa parte di un sistema democratico, perché un uomo eletto in un partito che è segretario di un partito che è strutturato secondo i dettami della Costituzione, e quindi, diciamo, è in grado di riportare quell'elemento di disintermediazione all'interno di una dialettica democratica sana. Adesso vi faccio un esempio, peccato ci sta la cosa, mi spotteranno su questa cosa. Poi vi presento Matrix. Però dovete sapere tutte e tre i adesso faccio lo spoiler, se non avete mai visto Matrix, alla fine di Matrix si scopre che Neo, The Chosen One, il prescelto, era un bug più o meno, diciamo, costruito dal sistema stesso per rigenerarsi. E c'era l'agente Smith, che era un virus che cercava di bloccare questo bug, che invece cercava di distruggere tutto il sistema. Ecco, io vi ho detto, secondo me, chi è Renzi e chi Grillo? È un sistema, è come dire, è un soggetto che è in grado di rinnovare complessivamente il sistema politico italiano democratico, e quando una volta sarà rinnovato, ti faccio vedere che anche la fiducia nei confronti dei partiti salirà in maniera clamorosa, nei partiti e nelle istituzioni. Ma scusami, non è che lo fa soltanto Renzi, ma perché Landini cosa fa? Landini non disintermedia, non parla a tutti gli iscritti alla CGIL e del sindacato, e non ti dice bisogna aprire il sindacato anche a chi un lavoro non ce l'ha, anche a chi non è iscritto. Quella che cosa? Quella disintermediazione. Sono due soggetti che nei diversi corpi intermedi ti stanno dicendo che il sistema non ce la fa più, che se non si opera una palingenesi fortissima, tu non riesci più a tenere in piedi il sistema democratico. Perché le forze populiste, a destra e a sinistra, teoricamente a sinistra, spingono per far saltare lo schema. E quindi la campagna elettorale vince solo Renzi? No, non la vince solo Renzi. Non c'è dubbio, diciamo. Però la vinciamo anche grazie a Renzi. Cioè, se tu c'hai il partito al 30%, e il capo di questo partito, non il capo del governo, che c'ha preso al 60%, beh, tu lo vinci perché Renzi ha questa cosa. Dopodiché, deve essere la capacità nostra di costruire un partito diverso da quello che è stato, in grado non soltanto di fare il comitato elettorale, come tu dici, io non sono per fare il partito megafono barra comitato elettorale che si apre ogni 5 anni, perché sennò tu ogni 5 anni, noi non siamo una democrazia anglosassone, siamo una cosa un po' più complessa. Hai necessità di costruire su tutti i territori classi dirigenti che non solo sono i sindaci, no? E quindi, poiché devi essere in grado di costruire classi dirigenti, tu hai bisogno di un partito che quando si muove con una falange in grado di fare campagna elettorale da una parte e da una parte di portare dal territorio le stanze più urgenti. Roadmap per il sito, il mio augurio è che siamo in grado di farlo per l'Europea. Ci sono due ordini di problemi. A, la due diligence del partito, cioè i conti, per intenderci, sono stati completati adesso. Premesso, io sono d'accordo a chiudere il finanziamento pubblico, però questo ci ha portato a un rallentamento, obiettivamente, perché il partito continua ad essere una struttura grossa, e quindi se tu non sai, io sono una persona teoricamente seria, e quindi prima di prevedere delle spese voglio sapere esattamente quando ci sta in casa. Il sito non può essere una cosa gratis, perché il sito che vi sto raccontando, cioè, non è un WordPress che possiamo fare ciascuno di noi pagando 50 euro all'anno in programma. È una cosa complessa,
che ha bisogno di motori di business intelligence, eccetera, eccetera. Io spero di riuscire a avere per l'Europea, significa anche alla fine l'Europea. Cioè, questo sistema che vi ho raccontato non è funzionale all'Europea, non ce la faremo, non ci stanno le condizioni. A me non mi interessa, cioè io voglio testare questo sistema per l'Europea, ma arrivare soprattutto alle politiche, quando ci saranno, 2018, 2018, o alle regioni l'anno prossimo, testare un sistema che in qualche maniera funziona. Facciamo un paio di domande noi e poi adesso ne raccogliamo altre, no? Scherzavo, no, quindi dicevo, se non ti faccio questa domanda il nostro tesoriere Carlo Castelli, quindi la devo fare, no? Di tesseramento. Perché giusto c'è il tema giustamente tu della polizia del finanziamento pubblico, per cui tesseramento, la festa dell'unità, tu lo sai che sono le nostre fonti di sopravvivenza. Ora, le primarie sono finite, il congresso è finito. Sarebbe quanto mai opportuno, anzi te lo chiediamo proprio come necessità impellente, una lettera da parte di Renzi. Di Renzi? Eh sì, cioè, è il Presidente del Consiglio, il segretario, insomma, ha una certa influenza, che possa rivolgersi agli iscritti ed elettori avviando il tesseramento. Soprattutto gli elettori. Sì, perché in questo modo noi lanciamo il tesseramento e raccogliamo anche un livello di engagement, no, anche delle persone che hanno partecipato alle primarie hanno bisogno di essere contattate. Questo te lo chiedo, cioè è la domanda migliore che ti fa il nostro tesoriere. L'altra che invece ti faccio io è sulla comunicazione politica relativa all'Europea, perché mancano 70 giorni e noi rischiamo di arrivare tremendamente in ritardo. Noi non abbiamo ancora i candidati, non abbiamo ancora il programma, e su questo dobbiamo fare una campagna di comunicazione molto molto forte, perché tu sai meglio di me che c'è un livello di anti-europeismo fortissimo e rischiamo di essere gli unici da quella parte, e quindi comunicare l'Europa in maniera completamente diversa da come è stata fatta fino adesso, quindi uscendo dall'europeismo di maniera l'Europa è giusta, l'Europa è sbagliata, eccetera eccetera, è qualcosa che dobbiamo fare anche dal punto di vista della comunicazione. Su questo, se ci puoi dare qualche indicazione oppure come possiamo lavorarci insieme. Allora, il carto è posto a casa sul tema della lettera del segretario. Ho partecipato alla riunione con il responsabile enti locali e organizzazione, del portavoce coordinatore, con Verini e con me, in cui si è posto il problema che, vabbè, in alcune federazioni regionali questo problema non l'ha posto nessuno. Questa è una federazione che è molto sana e che giustamente a marzo vuole fare il tesseramento, quindi a breve penso che ci sarà una comunicazione in questo senso, e spero, diciamo, sono quasi in produzione le tessere, quindi spero che per fine aprile arrivino le tessere sulle federazioni, spero, non prometto che non mi vuole succedere. Non ci sono. Sì, vabbè, l'avete fatto voi, non è esattamente la stessa cosa, però avete fatto io la autogestione su questa cosa. Intanto, quindi siete una federazione sana, io vengo una federazione proprio con Bonaccini, diciamo. Ci sta Bonaccini che ringrazio. Io in Campania sono campano, non le avrei fatto, però vabbè, io mi fido del partito emiliano, ci mancherebbe altro, cioè ci avete da insegnare a noi cos'è la democrazia. Voi cosa mi hai chiesto? Un altro mi sono dimenticato. Obiettivamente sul nuovo portale, uno spazio fondamentale avrà obiettivamente non ciao mi dai i tuoi soldi sono il Partito Democratico, ma su cose come questo, ciao, il Partito Democratico della sezione di Porta Venezia ha bisogno di 1000 euro per fare 5 volantini, un sito web e fare propaganda su un determinato, scusate io utilizzo la propaganda, non è una brutta parola, cioè se non è funzione, oggi chiama bastante propaganda, quindi io lo faccio, non è ben più partito con questo. E quindi quel tipo di che obiettivamente è un'altra cosa, cioè è chiedere ai nostri elettori di contribuire a un progetto. Un'altra cosa fondamentale, voi lo sapete, c'è il tema del 2 per 1000, ciascuno di voi, se non si scoccia troppo, può donare il 2 per 1000 al Partito Democratico. Su questo noi faremo una campagna, ma ci mancherebbe altro, diciamo. Non solo ai nostri elettori, ai nostri iscritti, che teoricamente contribuiscono, quindi sarebbero, ma anche rispetto almeno alla platea del... Esatto, cioè a brevissimo. Là per esempio si può fare una newsletter brutale, cioè non è che bisogna fare...
basta fare un po' di campagna, ma basta far arrivare una mail a questi 3,5 milioni. Però deve scrivere Matteo. Sì, sì, scusa, sì, scrivere quella, scrivevano prima. No, no, vabbè, ragazzi, cioè, che ci sto un gaffo, cioè. Fatto, sposta. Ah, volevo rispondere a Pazzi per Barca, quello di Bologna, però posso vedere chi è? È qua? Sì, è qua. C'è il Pazzi per Barca? Sì, certo. Poi mi dice, tu stai beatificando Renzi. No, io ho cercato di fare una discussione neutra, cioè nel senso che io non vi chiedo di riconoscere il sistema valoriale che Renzi porta avanti, cioè nel senso che io obiettivamente lo condivido. Ho provato semplicemente a spiegare come, rispetto a tutto ciò che è stato prima, della comunicazione politica italiana globale, proprio dire Dino, che è un tecnico e non è un politico come me, è un punto di, è un point break, come si dice noi che facciamo sempre per fare servizi, come dicono i servisti, è un point break. Dopo di lui la comunicazione sarà totalmente diversa. Questo è un dato, cioè è così, lui è stato nel 94. Lui è stato con Craxi negli anni 80, cioè lui è stato quando Berlinguer è diventato segretario del partito, cioè lui non ci deve fare paura, leadership che sono in grado di utilizzare la comunicazione, che può essere, che non è neutra, che è portatrice di valori, quindi dipende da quali sono i valori. È una cosa positiva, cioè il nostro problema è aver temuto la leadership, che è una cosa che a sinistra io trovo incomprensibile, incomprensibile. Incomprensibile, una cosa incomprensibile, cioè è un difetto di questi ultimi 20 anni, con la paura che noi non siamo, cioè siamo peggio di Berlusconi, non siamo in grado di battere Berlusconi su questa cosa, cioè questo ci ha fottuto in questi anni. Ma i partiti di sinistra hanno sempre avuto leadership fortissime e riconoscibili, tant'è che mentre la Democrazia Cristiana cambiava segretario come cambiava il Presidente del Consiglio, il Partito Comunista fino a Berlinguer, per dire il Partito Comunista, ma è stato anche per il Partito Socialista, ha avuto solo 3 segretari. Il Partito Comunista, dalla fondazione fino al 1984, ha avuto solo 3 segretari. Quelle erano leadership carismatiche, fortissime, certo, dentro un contesto ideologico, non c'è dubbio, ma nessuno giudica il carisma e la forza di Berlinguer. Poi vedete uno che si alza e dice, no, ma Berlinguer non è un leader carismatico. Come era un leader carismatico? Altro che se è un leader carismatico. Quindi, cioè, nessuna beatificazione, tra l'altro, ringraziando Dio, cioè per essere beatificati non bisogna essere più di questo mondo, diciamo. Quindi, nessuna beatificazione, però smettiamo di avere paura delle leadership, perché grazie alle leadership che si riesce a portare più avanti, e anche vincere elezioni. Che lo so che è una cosa che qua in Emilia, vincere elezioni è un fatto strutturale. Nel resto del paese, beh, insomma, la sinistra non era così abituata, cioè, quando vinceva era quasi un mito, tant'è che dobbiamo subito buttare giù il Presidente del Consiglio, sinceramente. Una domanda. Allora, io ho aperto la lezione di oggi parlando dell'esigenza di creare delle palestre, no? Un po' forse chiamando Barca, il compagno Barca, le palestre cognitive, e parlo di comunicazione, forse ne abbiamo anche già parlato, insomma l'esigenza di dire che comunicare politica secondo me è importante, e voi lo state facendo, Renzi lo sta facendo, e dire che fare open data è essere il partito del Devo ringraziare Lela Bignami, ho fatto una foto, sembro quasi bello, grazie. Però volevo chiederti una cosa, come vedi la differenza tra comunicazione personale di Renzi, e qui l'Alessandra quando dice la deve scrivere Renzi, la newsletter, sta dicendo quello, certo, la differenza tra politica del personaggio Renzi e la politica del Partito Democratico, che deve essere differente, questa è la mia opinione. Magari ne parleremo di più mercoledì, in cui ci sarà Fabio Maragnino, che essendo giornalista nonché nuovo responsabile di innovazione del Partito Democratico del Piemonte, e anche giornalista della regione. Potete sapere, questa è una cricca che sta in un gruppo che si chiama hashtag il PD che vorrei, quindi cioè, noi facciamo finta di stare in posizioni diverse. Quando non era così che vorrei. Quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda, velocissima, è queste tue idee, proposte che ti ha fatto Marco adesso, cioè cosa avete voglia di fare su questo tema? Credo che sia il secondo livello della comunicazione dei social media, cioè quello di far partecipare e creare l'intelligenza collettiva. Allora, avete delle idee in merito?
oltre al fatto di mettere in rete i circoli, quello che ha fatto il PD di Milano, chiedendomi cosa ne penso su alcune politiche, questa è la magia di Wikipedia, no? Avete qualcosa in salvo su questo? O per adesso si tratta solo di riaggiornare il sistema operativo PD? Allora, sulla prima domanda, sì, io penso che cioè, recepisco questa istanza che mi avete posto, cioè che Matteo debba firmare il TNT. Non sei manco i primi che ce lo dicono, cioè nel senso lo trovo corretto, ovviamente, diciamo, come ho detto prima, in carta e porta a casa, cioè riferirò, diciamo, io lo farei, però effettivamente, diciamo, ma io penso che lo farà. Sul secondo tema, io ho fatto una separazione tra i circoli in rete e i circoli online. Cioè, mentre i circoli in rete sono l'interfaccia, mettiamolo così, dei circoli territoriali sulla piattaforma della PD Community, i circoli online sono invece circoli che esistono solo online e che poi esistono solo online, hanno funzioni completamente diverse. Cioè, sono loro che, dal mio punto di vista, devono progettare, devono immaginare progetti pilota di democrazia partecipata. Tant'è che, vabbè, mi sbaglio il segreto, ma con loro, con ICT PD, ICT PD, con Stefano Boeri, con l'esperienza che stanno facendo a Torino, cioè ci sono una serie di storie riguardanti i circoli online. La mia idea era provare a fare un'iniziativa pubblica molto forte, provando anche a invitare qualche personaggio internazionale che si occupasse di community organizing. Abbiamo pensato insieme ad Arnie Graf, perché c'è anche un tema che arriva a questo due partito, che è molto complesso, diciamo, bisogna essere come tre province. Noi siamo illegali. No, cioè, questa roba bisogna semplificarla. Bisogna semplificarla, bisogna costruire una rete dei primi circoli online. Oggi sono 10. Per fine anno possiamo provare a far diventare 30, 40, 50. Bisogna semplificare le procedure, far diventare ogni singolo circolo una buona pratica, e io credo, diciamo, che è una cosa che possiamo. Il paradosso, la concorrenza che fa il Presidente del Consiglio, noi abbiamo ancora più urgenza di riorganizzare il partito in maniera diversa. No? Cioè, non perché il partito sia sguarnito, che sia una grande stronzata, cioè, abbiamo finito noi congressi regionali, ho sentito qualcuno dire bisogna fare il congresso, cioè, sono matti, cioè, non stanno bene. Ma perché bisogna riorganizzarlo? Perché obiettivamente, non essendoci mai successo questa cosa di avere il segretario del partito e il presidente del consiglio, si tratta di comunque di ripensare la funzione di un partito. Questa è fuori discussione. Questa volta, diciamo, è avvenuto in questo modo. La prossima volta, io spero, dipenderà da noi, che avverrà per via elettorale, e quindi ci si porrà a noi il problema di come strutturiamo il partito, diciamo, che tra l'altro succede in tutti i paesi di Europa. Non mi vorrei sbagliare, mi pare che anche Angela Merkel sia anche presidente pare che Blair era ancora stato segretario dell'EU, mi pare che Hollande continua a essere il segretario del partito socialista francese, quindi in realtà anche questo è un finto problema. Cioè, noi non dobbiamo porci finti problemi, dobbiamo pensare alla grande e cercare soluzioni altrettanto grandi alle questioni che si pongono. Rispetto a pensare alla grande, stasera ho sentito delle idee fantastiche come la web room oppure circoli in rete. Dopo che tutto questo sarà messo in pratica, come faranno gli altri a batterci nei prossimi 150 anni? Quale errore eclatante non dovremo commettere? Penso che ne raccogliamo un po', ne raccogliamo 3-4, così facciamo una. Vai. Io invece volevo esprimere apprezzamento per un'innovazione che ha portato Nico Demo nella segreteria, che è la Playdem, e volevo chiedere se si può aprire una sezione, se si può provvedere all'evangelizzazione anche da quel punto di vista. Questa domanda mi piace tantissimo. Come a noi la Playdem mi piace, perché secondo me è una delle ragioni delle 500.000 visualizzazioni della Playdem che ci sta prima delle sezioni. Secondo me era un po' l'argomento che era levicato, però non può essere. E poi? Altri? La terza e poi chiudiamo. Sì, raccogliamo, ragazzi, le ultime due domande se ci sono al volo.
Chiudiamo sulla Playdemo, ragazzi, sono ultra contento. Allora, l'errore è che ve l'ho raccontato e che non facciamo una mazza, cioè questo è un errore clamoroso. Io non credo che se facciamo queste cose possiamo campare di rendita. E come tutte le cose, cioè essendo la politica un sistema resiliente, questa è parola mia, cioè, essendo un ecosistema resiliente, te lo spiego, se no qualche mio troll non capisce se fare. E essendo una resiliente, allora dal mio punto di vista tu devi immaginare che qualcuno vedendo quello che fa farà meglio di te, questo è stato, quindi cioè, l'errore è non, cioè, farlo e non immaginare di averlo. Tra l'altro quello siamo detti stasera, innovative, ragazzi, questo è buon senso, cioè, il problema è che non è stato fatto prima, diciamo, non che lo vogliamo fare adesso. Su Playdem, intanto abbiamo aperto il profilo Spotify e poi una cosa, non so se voi un'ora prima delle direzioni, che poi diventano sempre un'ora e mezza, noi facciamo questa playlist di canzoni, ovviamente facendo una cosa stupidina, però è divertente, cioè mettete l'hashtag Playdem e diteci quali canzoni volete sentire. Vabbè, cioè, passa da Katy Perry a Rage Against the Machine. Io sono un po' più su questo versante, però Dario Ballini, dove sta Dario? Cioè, Dario a Dario Ballini gli piace... Che mi piace a me? Katy Perry. Katy Perry. Arisa pure la cosa. Quindi, cioè... Viva, cioè che bello, cioè non è che siamo Combat Rock Radio, cioè, siamo un partito che ha tanti gusti musicali. La cosa divertente è che anche là, dal mio punto di vista, è uno strumento di partecipazione a una cosa stupida come una playlist, che però dà il senso di anche là di comunità, anche io perché non ho mai visto nessuno che mi ha detto non hai messo una canzone, invece dicevo funziona, funziona sempre. Qua facciamo 500.000, non li facciamo per quello, diciamo. Però 20-30 li facciamo per quelli, come dici, sono piccole soddisfazioni. Questa serata di Labo con quale canzone la chiediamo? A me la chiediamo una playlist, cioè. Ma la mette? E certo. Metto. Metto. Sì, allora, metti Burning e Looting di Bob Marley, perché sono sempre League of the Block. Marley? Burning e Looting. Taggio pure cantarlo. Se vuoi. Che tra l'altro è una canzone a cui tengo particolarmente perché è la colonna sonora di un film che si chiama La Hate, cioè l'odio, e che secondo me è un film del 95 che ci racconta 20 anni prima che cazzo sarebbe successo nella società occidentale. E quindi c'è un mondo, la storia, quanto mette parte, che è la storia di un, lo sapete questo, no? La storia di un uomo che cade dal 15° piano e che si ripete ad ogni piano fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, è l'atterraggio. Ecco, secondo me, noi l'atterraggio l'abbiamo scoperto il 25 febbraio dell'anno scorso. Allora, secondo me, io me la risento sempre questa frase, so, perché secondo me deve essere il mantra con cui noi affrontiamo la politica. Anche queste non sono più.